Benvenuto, compadre Pio, dal coro della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, il luogo dove il 20 settembre del 1918 padre Pio da Pietrelcina ricevette le stimmate, indossava questo saio. E dell'importanza di questo saio oggi vogliamo parlarvi, perché padre Pio, anzi fra Pio da Pietrelcina, aveva 19 anni e 8 mesi, si trovava nel convento dei frati minori cappuccini di Sant'Elia a Pianisi, siamo nel Molise, dove nel suo iter formativo continuava i suoi studi, ed il 27 di gennaio del 1907 il giovane fra Pio da Pietrelcina fa la sua professione solenne, dice sì per sempre a Cristo e diventa frate per tutta la vita, promettendo i voti di castità, obbedienza e povertà. Ed infatti a Sant'Elia Pianisi si custodisce il documento olografo, dove lo stesso Pio da Pietrelcina, sul registro delle professioni solenni, scrisse: «Io fra Pio da Pietrelcina, studente cappuccino, avendo compiuto 4 anni di religione richiesti dei decreti pontifici, dopo la professione dei voti semplici da me fatta nel noviziato di Morcone, nella provincia di Sant'Angelo, il 22 gennaio del 1904, essendo oggi in età di 19 anni, mesi 8, giorni 2, in questo giorno, 27 gennaio 1907, ho fatto la mia professione solenne nel convento di Sant'Elia Pianisi, nelle mani del padre provinciale, padre Raffaele da San Giovanni Rotondo, attuale guardiano, alla presenza della famiglia religiosa e specialmente dei reverendi padri, qui sottoscritti come testimoni. Dichiaro poi che questa solenne professione è stata fatta di mia libera volontà e perciò mi considero quindi innanzi come legato per sempre ai voti dell'ordine dei cappuccini sotto la regola del serafico padre San Francesco, e solo ed unico fine di attendere al bene dell'anima mia e di dedicarmi interamente al servizio di Dio. In fede mi sottoscrivo di proprio carattere, corredato pure con giuramento, oggi nel convento di Sant'Elia Pianisi, 27 gennaio 1907, fra Pio da Pietrelcina». E in questo giorno fra Pio da Pietrelcina nel convento di Sant'Elia Pianisi, ecco, dice il suo sì definitivo a Cristo. Seguire Cristo sull'esempio di Francesco, promettendo castità, obbedienza e povertà.